sono, se, anche se qualche minuto di ritardo si inizia questa serata, già, dovrebbe essere densa di interventi da parte dei candidati. Noi come circolo non è la prima volta che organizziamo questo confronto, ma lo facciamo per lettere ai cittadini, specialmente a quelli un po' più incerti. Ora finite le ideologie, e una volta insomma, il partito preso era già fissato da sempre, diciamo. E quindi credo sia un'occasione ghiotta, importante sentire direttamente dalla prima voce dei candidati quelle che sono le loro proposte per l'amministrazione della nostra città. E quindi io, senza rubare il tempo, altro tempo ai presenti, direi che è più importante sentir loro, quindi rivolgo un ringraziamento a loro per la disponibilità. E ovviamente quando si fanno, ci si rende disponibili per queste cose, vuol dire che dietro c'è anche un alto senso civico, cioè impegnarsi per l'amministrazione di un comune è sempre stato difficile, ma mi sembra che lo sia sempre di più. Quindi sono convinto che la serata andrà avanti tranquillamente nel rispetto reciproco, quindi i presenti potranno ascoltare le loro proposte, poi si articolerà e lo dirà magari il moderatore come funziona la serata. Purtroppo non sono previsti interventi del pubblico perché ovviamente il tempo è quello che è. Allora ringrazio loro e ringrazio voi presenti per questa partecipazione. Grazie, passo la parola a Mauro Fantini. Mauro Fantini, che è un giornalista, era ora in pensione dell'ufficio stampa della Regione Toscana, quindi un amico e un socio di questo circolo. Quindi ben volentieri gli passo la parola, perché si è dichiarato molto contento di fare questa operazione. Grazie. Allora, grazie a tutte, grazie a tutti, e lasciatemi dire due parole per i candidati, ma due parole anche per i cittadini, due parole per voi, quelli che siete candidati, che sono qua e che siete là, ma anche per i cittadini, e spero che ci sia anche tra di voi qualche cittadino, soprattutto qualche cittadino incerto, perché l'iniziativa si fa prevalentemente per i cittadini incerti, non per coloro che hanno già scelto, che hanno già deciso. Lasciatemi dire due parole, visto che siamo nel circolo ACLI. Credo non sia fuori luogo citare Papa Francesco. Papa Francesco, in un recentissimo suo intervento per un anniversario importante dell'Azione Cattolica, si è rivolto ai social dell'Azione Cattolica, dicendo, facendo un appello esplicito: mettetevi in politica, cito Papa Francesco, ma per favore, ha aggiunto a braccio, nella grande politica, nella politica con la P maiuscola. E poi qualche tempo prima aveva detto qualcosa anche ai cittadini, a quelli che non entrano in politica, a quelli che però quando c'è da scegliere sono importanti, perché sono loro che scelgono. Papa Francesco ai cittadini, cioè a tutti noi, perché anch'io mi ritengo un cittadino, ci ha invitato a non stare in poltrona. Non state in poltrona, dice Papa Francesco, perché, con una delle sue espressioni coloritissime, perché la poltrona ingrassa e fa male al colesterolo. Cioè, allora, un invito ai politici, a quelli che si candidano, perché scelgano la politica, che è una cosa importantissima, scelgano la politica ma con la P maiuscola, sempre e non solo in campagna elettorale, e un invito però parallelo ai cittadini, perché non stiano seduti in poltrona, perché anche loro esercitano il giorno del voto,
e non solo il giorno del voto, il diritto di cittadinanza, che è fondamentale. Allora, qui abbiamo alcuni numeri che, con i quali possiamo iniziare: 5 candidati sindaco, 8 liste, 124 candidati alla carica di consigliere comunale. Dovrete eleggere, cittadini di Quarrata, un sindaco, 16 consiglieri comunali, poi il sindaco e la maggioranza dovranno nominare 5 assessori. Come si svolge questa serata? È abbastanza complicato e il sottoscritto farà semplicemente l'uomo dell'orario, l'uomo dei tempi. Io ho qui il mio smartphone con il timer, darò il minutaggio alla mancanza dei 30 secondi, alla fine dei 30 secondi farò così in modo che chi parla si renda conto che ha pochissimi secondi e che deve concludere. Abbiamo fatto un'estrazione, per la sorte ha scelto primo Mazzanti, secondo Bianchini, terzo Melani, quarto Noci, quinto Nocera. Naturalmente questo è l'ordine degli interventi per la prima domanda, poi le domande successive, per non mettere in difficoltà nessuno, provvederemo a slittare, quindi primo diventerà Bianchini, eccetera, eccetera. La prima domanda, le domande sono uguali per tutti, la prima domanda è un pochino generale, è una domanda di premessa. E come domanda di premessa consente uno svolgimento più ampio, quindi un tempo più ampio. Quindi darei a ciascuno dei 5 candidati 8 minuti, al 7° minuto e mezzo farò così con il bicchiere. La domanda è semplicissima, ripeto, è una domanda finalizzata a far conoscere le linee del programma, non il programma nel suo dettaglio, le linee del programma, e a parlare agli elettori indecisi, non a quelli già convinti. Quindi al sindaco uscente Mazzanti, Marco Mazzanti, candidato del PD, della sinistra per Quarrata e di Noi per Quarrata, lista sindaco, che ha un programma con una premessa e 6 punti, faccio la domanda che poi farò a tutti gli altri. Marco Mazzanti, come pensa di convincere un elettore indeciso a votare per lei? Perché un elettore dovrebbe votare per lei e per la sua liste. Prego. C'è il microfono. Buonasera. Sente? No. Buonasera a tutti. Grazie al Circolo Arti di Montemagno per aver organizzato questo interessante dibattito, grazie al suo presidente, grazie al moderatore e soprattutto grazie ai tanti cittadini che sono presenti qui questa sera. Ma perché votare la mia coalizione il 11 giugno? Noi ci presentiamo ai nostri cittadini con un programma che secondo noi è un programma ricco, è un programma di sviluppo della città, però soprattutto è un programma che prosegue la vita amministrativa della città, che prosegue nel suo equilibrio sociale, nel suo equilibrio economico, un progetto di città che ormai sono tanti anni che viene portato avanti dalle amministrazioni di centro-sinistra qui a Quarrata, ed è con l'obiettivo di continuare ad avere questo equilibrio sociale, economico, questa stessa garanzia di servizi che noi ci presentiamo agli elettori di Quarrata. Noi vogliamo continuare a promuovere la cultura della solidarietà e della giustizia, alimentare gli stessi diritti e gli stessi doveri per i nostri cittadini. E vogliamo con questo programma favorire lo sviluppo economico e sociale della nostra città. Ci presentiamo con la stessa faccia, con le stesse facce più o meno che hanno guidato l'amministrazione nel passato mandato, e assumiamo
già da questa sera, lo stiamo facendo già in campagna elettorale, gli stessi impegni che ci siamo assunti nel 2012, e cioè governare la città con umiltà, governare la città con spirito di servizio, governare la città rendendo trasparente la cassa comunale, governare la città tenendo la cassa comunale aperta a tutti i cittadini. Abbiamo diviso il nostro programma in vari punti. Un punto secondo me che è importante è quello della trasformazione che sta facendo la nostra economia. La quadrata del mobile ormai non esiste più, è stata superata dalla globalizzazione, dagli eventi. Noi crediamo che il futuro sia sicuramente investire nella green economy, energie pulite, energie verdi. Quindi da questo punto di vista crediamo che debba passare lo sviluppo della nostra città. Alcune azioni le abbiamo già fatte e sarà un percorso che continueremo. Qui siamo sul Montalbano, stiamo lavorando insieme agli altri comuni per il più distretto del Montalbano, che sarà il motore per lo sviluppo e la crescita del Montalbano, in collaborazione con l'associazione Biodistretto del Montalbano e con l'Università di Firenze, che darà da un punto di vista scolastico e culturale il suo impegno per questo sviluppo del Montalbano, che per noi deve essere il polmone verde della nostra comunità, deve essere il polmone turistico della nostra comunità, deve essere il polmone agricolo della nostra comunità, perché se si lega insieme il Montalbano a Villa La Magia, all'area protetta della Crucciola, sicuramente riusciremo a far modificare anche la nostra economia locale, perché abbiamo una infinità di possibilità da un punto di vista turistico per far sviluppare la nostra città, e questi sicuramente dovranno essere i motori per questo sviluppo. Villa La Magia dal 2013 è diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi è sicuramente un fiorellino all'occhiello della nostra comunità. A breve inizieranno dei lavori importanti per rifare i cronaci esterni di tutti i serrani, quindi continua l'investimento che hanno fatto sia la mia amministrazione che quelle precedenti su Villa La Magia. Quindi attraverso il biodistretto del Montalbano e la salvaguardia delle colline del Montalbano, attraverso lo sviluppo turistico di Villa La Magia, attraverso la crescita della Crucciola, noi vogliamo far diventare Guardata una città che possa aspirare, come tante altre realtà della Toscana, ad essere un polmone verde o un polmone turistico per la nostra realtà. Una comunità educativa e solidale. Che cosa significa una comunità educativa e solidale? Noi, nella nostra amministrazione, abbiamo fatto un programma in accordo con il mondo scolastico per educare i nostri ragazzi alla legalità e alla giustizia sociale. I nostri ragazzi, che non dirò più molto questa sera, sono il futuro della nostra città, sono la classe dirigente del domani della nostra città. Quindi dovremo, secondo noi, fare dei percorsi importanti proprio per far crescere i nostri ragazzi con dei valori assoluti, dei valori fondamentali ed importanti come quello della legalità e della giustizia sociale. Sicuramente la nostra società sta vivendo pulsazioni enormi da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. Il nostro territorio, secondo me, ha bisogno di essere unito, di essere solidale, di essere una compattezza univoca che cerca di lavorare nell'interesse della sua comunità. Per far questo, il nostro rapporto fondamentale che abbiamo istituito in questi anni e che vogliamo continuare ad istituire passa attraverso l'associazionismo, passa attraverso il volontariato, passa attraverso la cooperazione sociale, proprio per raggiungere l'integrazione e la coesione sociale della nostra città. Ci sono degli esempi che abbiamo fatto in questi anni, ne voglio citare tre, di come sono cambiate le situazioni: penso all'emporio sociale, penso a una scuola aperta, penso agli orti sociali. Vogliamo continuare a investire su queste tre tematiche perché sono sicuramente fondamentali per lo sviluppo e la crescita della nostra città. La Casa della Salute, sapete benissimo, che sta
Allora, io il professor Ferrucco in via Montalbano, avevamo un distretto sanitario che ormai non è più adeguato alle esigenze di oggi, quindi abbiamo fatto un percorso e l'ASL della Regione Toscana, perché la sanità è di loro competenza, stanno lavorando per renderci una struttura adeguata. Ci siamo posti una domanda: cosa fare della parte monumentale dei caselli? È una domanda sicuramente importante, noi proponiamo di realizzarci la cittadella della terza età, cioè una struttura dove le persone anziane possono andare la mattina e venire via alla sera essendo accudite ed essendo seguite. Vogliamo continuare ad investire nella nostra mensa comunale, la nostra mensa comunale e i nostri trasporti sono un pochino un'eccellenza per il nostro territorio. Sicuramente quando noi facciamo dei questionari di gradimento, mediamente si raggiunge un numero fra l'80 e il 90% di gradimento della nostra mensa comunale. Vogliamo continuare ad investire nella mensa comunale usando prodotti a 0 e prodotti biologici. Un minuto, 30 secondi. Abbiamo intenzione di ampliare il polo sportivo, stiamo lavorando insieme alla Regione Toscana per il prodotto manifatturiero del mobile, vogliamo lavorare con il distretto rivalistico, le attività commerciali sono per noi una ricchezza, abbiamo lavorato molto per quanto riguarda la messa in sicurezza da un punto di vista ideologico dei nostri territori, vogliamo continuare a fare una massa di espansione sul 16 e sulle rocce. Uno dei valori principali sarà quello di mantenere l'acqua bene pubblico, vogliamo continuare a lavorare sulla raccolta differenziata per arrivare a una tariffa puntuale, ho già terminato? Sì. E poi si proseguirà nel proseguo della serata. Grazie. Grazie.